E bella a tutti raga, eccoci qua in questo nuovo video. Oggi siamo in un video tutorial di come installare il nuovo programma della scheda grafica AMD Adrenaline Edition, più come aggiornare la nostra scheda AMD. Noi praticamente andiamo nel sito AMD Ryzen 5 3500U, che è il drive della mia scheda video, che praticamente vi troverà un driver nuovo tramite auto detect install. Scaricate questo programma, il gioco è fatto. Io scaricherò direttamente il driver singolo oppure questo. Come vedete, la versione aggiornata è del 24 maggio 2023. Come vedete, la data è qua. Ora facciamo download, scarichiamo l'auto detect ed install, così siamo più sicuri e sicure che almeno grazie all'autodetect vi trova il driver più aggiornato della scheda grafica oppure il driver manuale. Vi ricordo, se volete fare una ricerca, ve la fate volentieri tramite Google voi, se no andate tramite il link, questo qua, del mio driver AMD Ryzen 5 3500U e gioco è fatto. Andate qua, Windows 11, dipende dal sistema che avete, oppure Windows 10. Autodetect e il driver singolo. Decidete voi cosa volete fare, ecco. Quindi vi ricordo, per sapere che scheda grafica abbiamo, una volta scaricato il programma, partiamo dopo a installare. Dovete andare sul sistema, start, impostazioni, sistema, e una volta andati qua andiamo su informazioni sul sistema. Come vedete, il nostro processore AMD Ryzen 5 3500U. Andate praticamente a copiare praticamente il driver, copia, e andate in Google se volete fare la ricerca. Ecco, andiamo a incollarlo e via, il gioco è fatto. Ah, con la dicitura, mi raccomando, dovete scrivere la dicitura drive. Scusate, ma non mi sto trovando bene, ho messo male la tastiera. Come vedete, dovete almeno lasciare il nome della scheda grafica, il modello, il numero e poi la dicitura driver. Una volta andati qua, bene, una volta scaricato l'AMD AutoDetect, che sarebbe il programma che vi rileva che scheda grafica avete nel PC, ve lo mette in automatico. Più giusto e meglio questo. Come vedete, sempre Adrenaline Edition 2351. O scaricare il driver manuale da qui oppure da qua, non cambia tanto, quindi fate quello che volete. Se volete fare la ricerca, come vi ho fatto vedere io tramite informazioni del sistema, troverete il driver più giusto della vostra scheda video, se magari con questo link della scheda video AMD Ryzen 5 che ho io non funziona, non vi trova l'aggiornamento del driver, potete fare un secondo tentativo come vi ho fatto vedere io. Copiate e incollate praticamente il vostro driver tramite informazioni del sistema, oppure andiamo su gestione dispositivi per trovare il nostro driver che abbiamo nel nostro PC e che modello abbiamo di scheda grafica AMD. Quindi abbiamo tre opzioni: andare da qua o andare tramite lo start informazioni del sistema, così via, per trovare la nostra scheda video, oppure da qua AMD Radeon Vega 8 Graphics. Qua la chiamano così perché io il processore è questo. E di là praticamente informazioni vi trova la scheda grafica ed è AMD Ryzen 5 3500U. Da me è quella, quindi è quella, da voi sarà un'altra. Come vedete, il driver c'è scritto rilasciata il 24 maggio 2023. Come vedete, c'è scritto, se lasciate il puntatore sopra la scritta Adrenaline 2351. Come vedete, facciamo install. Una volta aperto il programma, bene, non cambia niente. O l'auto detect and install o l'AMD Software Adrenaline Edition, non cambia niente, vi rileva la scheda grafica che avete nel vostro PC. Se non troverà aggiornamenti, vuol dire che la scheda vostra è troppo vecchia di AMD, quindi se non troverà aggiornamenti non vi preoccupate, dovete lasciare quella che c'è. Se non si aggiorna, cambierete il PC appena possibile e il gioco è fatto, avete già risolto il problema. Quindi ora finiamo, facciamo finire l'installazione del driver nuovo dell'AMD Adrenaline Edition e poi ci sentiamo alla seconda parte. A dopo con la seconda parte di questo tutorial. Bene gente, una volta che l'installazione è completata come da me, come vedete nella schermata del setup di installazione c'è scritto installata completata,
noi praticamente dobbiamo riavviare il PC. Quindi ora riavvio il PC, ci sentiamo nella terza parte con la conclusione di questo video tutorial e vi faccio vedere anche l'apertura del pannello AMD. A dopo, dopo riavvio del PC. Rieccoci qua, una volta riavviato il PC dopo che abbiamo completato l'installazione del nuovo driver di scheda grafica AMD, andiamo in programmi e funzionalità, andiamo a vedere la AMD software, che è la versione 23.5.1, sarebbe praticamente il programma AMD Adrenaline Edition, che praticamente una volta installato si trasforma in pannello di avvio della scheda grafica. Facciamo un tasto destro nel nostro desktop, mostra altre opzioni se abbiamo Windows 11 oppure tramite qua, che ci voleva un secondino prima che sbucava fuori. Vi ricordo che tramite la descrizione del video vi lascerò praticamente il sito della mia scheda grafica e più tramite il mio video vedrete come trovarlo il vostro driver giusto tramite la ricerca di Google. Ve l'ho detto, vi ho spiegato tutto quello che dovete fare, quindi non credo che ci siano difficoltà ad aggiornare la propria scheda grafica AMD. Buono. Io comunque vi lascio il sito com'è, praticamente vi lascio le due sezioni. Vi spiego prima di chiudere il video che se avete Windows 11 praticamente dovete andare qua, cliccare qua, scaricare o il programma Auto Detect and Install oppure AMD Soft Adrenaline Edition. Decidete voi, volete tentare tutti e due, tentate. Io vi consiglio comunque l'Auto Detect ed Install, che è il migliore, il programma che vi in automatico vi trova la scheda grafica giusta senza problemi. Qua la versione di Windows 10 non cambia, è sempre aggiornato al 24 di maggio, quindi se avete Windows 10 andate a cliccare qua nel più e scaricherete o il programma dell'Auto Detect oppure il programma AMD Soft Adrenaline Edition. Decidete voi, tanto il driver una volta che ve lo aggiorna o da qua o dall'altro programma non è che cambia più di tanto. Come vedete facciamo controllo aggiornamento tramite il pannello di AMD Software e come vedete la nostra versione corrente è la 23.5.1, rilasciata il 12.5.2023. Praticamente nel sito arriva il 24 maggio, in realtà però dopo qua il software era già uscito qualche settimana prima. È sempre così comunque, però è aggiornata il 24 maggio. Cioè, nel senso che nel sito lo mettono il 24 maggio, che devono prima testarla quelli che lavorano per la scheda AMD e poi la rilasciano al pubblico. Quindi è così, sempre così. Bella raga, io vi saluto, è andato tutto a buon fine l'installazione, quindi io detto questo vi saluto, spero che questo video sia stato di vostro interesse, di vostro piacere, vi invito a lasciare un like, iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video, mi raccomando seguitemi dai social che vi lascio nella descrizione del video, se volete una donazione piccola da PayPal, sperando che funziona perché non ho ancora ricevuto in questo momento niente. Bella raga, noi ci sentiamo in un prossimo video, ciao e alla prossima da vostro Mirkovic di fiducia Vitali, ciao ciao e bye bye. Anzi, devo mettere la mano davanti prima di staccare.